Mentre la folla dà l'assalto alla casa del vicario, arriva il gran cancelliere, Don Antonio Ferrer, che sta venendo di persona a salvare il pubblico ufficiale. Ferrer promette che il prezzo del pane verrà stabilito dal governo e che il vicario sarà recluso in prigione. In tal modo, egli riesce a conquistare buona parte della folla che si adopera per farlo arrivare fino alla casa assediata. Giunto qui, fa salire in carrozza il vicario e lo porta in salvo, parlando in italiano alla folla e in spagnolo al malcapitato per rincuorarlo. Renzo rimane affascinato da Ferrer perché è convinto che egli sia veramente venuto a fare giustizia.